Allora, Alberto, io t'ho sempre visto attaccare l'ex sindaca Scimino, ma ultimamente ho visto che, non lo so, hai cambiato idea, che è successo? È successo che nella vita molte volte, anzi spesso, molte volte si rivedono le proprie posizioni e la data fatidica è stata il 29 novembre del 2022, quando in modo carbonaro alcuni consiglieri sono andati da un notaio a firmare per la sfiducia alla sindaca, quando il giorno dopo, il 30 novembre, ci sarebbe stato un consiglio comunale nel quale potevano benissimo porre la questione di fiducia e votare contro la Cimino. E sono d'accordo con te perché il sindaco viene eletto in consiglio comunale, viene confermato e lì deve cadere. E infatti io non condivido proprio che vengano maltrattate così le istituzioni, al di là di chi fosse o non fosse il sindaco. Per me poteva essere anche un estremista il più incallito. L'istituzione va rispettata in ogni momento. I piedi sopra le istituzioni non ci si mettono. Quello che hanno fatto i consiglieri che hanno firmato la sfiducia dal notaio. E poi non si sa chi ha pagato questo notaio. Chi l'ha pagato? Chi ha pagato? Non si sa, non risponde nessuno. Il candidato a sindaco adesso del PD e delle liste civiche non risponde alle mie domande. E allora che devo fare io? Ho ripensato tutto sulla Cimino, ma era veramente colpevole lei? Solo lei? O è stata spinta a sbagliare, a fare gli errori, per prepararci il terreno di una candidatura al sindaco di un rampollo rampante che è uscito non so quando e come nella politica di Rocca di Ma Papa? da chi era appoggiata, i partiti che appoggiavano la Gemina? La Cimino era appoggiata da tutte le liste civiche. Non c'era nessun partito, questo è il guaio, che a Rocca di Papa ha preso il via il civismo Dappertutto, mica solo a e Rocca hanno da Papa. buttato a mare i partiti, che era l'unico modo per controllare l'azione amministrativa dei sindaci e degli assessori. Siccome a loro non piaceva essere controllati, perché volevano essere controllori e controllori di tutto. E allora non hanno voluto e hanno fatto questo giochetto alla Cimino e io non l'ho condivisa. Per questo mi sono schierato in modo favorevole al fianco della Cimino. È peccato che non si ricandidi, che ancora non scioglie la riserva chi se vuole ricandidarsi, perché se si dovesse ricandidare io l'appoggerò fino in fondo perché merita di essere riproposta come sindaco. Questa è già una dichiarazione Sì, pesante. no, no, può essere pesante, non mi importa, però merita quella donna di essere ricandidata a sindaco e tutti i rocchigiani dovrebbero richiederla. I motivi sono tanti, se poi andiamo avanti un attimino ti dirò anche come penso, perché penso male di queste persone che si candidano a guidare Rocca di Papa. Dai, se fa veramente arroventata l'aria qui.